Fischia per sempre. Allora, questa è la Vespina che ho presentato, che va smontata tutta, va schicchiolata tutta perché va fatto di questo colore come la mia. Quell'altra nera che ho fatto va fatta di questo colore. Ora nulla, e sto iniziando a schiccolarla. Ho levato tutte le scritte. Ora si finisce di levare la sarga. Qui c'è. Qui è rimasto il rivetto dentro. Sì, questo l'avevo levato. Tu l'avevi levato. Sì, lo levo io. C'est la vie, c'est la vie, na 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 na. Questo tutto tempo perso, eh? Meno male ci fa il portasarga il mio. Maremma buio. Vabbè, questo si leva dopo. Si svita questo. Dove hanno messo la vite? Dietro la staffa. Sta andando i diti in cancrena. Allora, questa Vespina è stata comprata nel 1968, nuova di zecca, e era il colore, fagli vedere dove era il colore, no, era sui serbatoi, alla maniglia. Ah. Verde pisollo. Dal nonno di Alessio. Alessio. Alessio! Beh, questo l'abbiamo levato, ora si taglia di qui e si fa prima. E si leva e si mette il portasarga di diretta. Nulla, qui si sta, vedete, si mette tutto qui per benino, si lascia tutte le vitine sua, si metteranno una scatolina. Ora fin si finisce. Qualcuno ha scritto: me l'è l'impianto della N o della L? Io mando la foto, è questo qui. Filo verde, due fili verdi insieme, un filo rosso, il viola, marrone, bianco e nero. Il nero è la massa dove si spenge. Abbiamo smontato i contenitori,
abbiamo smontato il portatarga, ora andremo a smontare il manubrio. Una volta smontato il manubrio, si smonta la forca, il parafango, si leva le striscioline, queste qui che sono messe, a vederlo sono messe, come si può dire, a bip di cane, perché io dico, se faccio così, secondo me, le levo, perché sono state rimesse con rivetti questi. Ecco, infatti sono state rimesse con rivetti. Ora qua, come ho detto oggi, gli è pieno di stucco, anche se è messo il rivetto, quindi basta fare così, vengano via, e qui si vede il rivetto, ecco il rivetto. Questo, ora, vieni qui, ingrandisci, questo è tutto stucco. Visto Diana, a me io metto stucco. Niente, qui si gratterà. Eccolo il verde, eccolo! Come, da una parte hanno grattato, da una parte no. L'hanno struccato, poi hanno grattato. Questo è il colore originale di quando è stata comprata questa Vespina. Questa è stata comprata originale con questo colore qui. Niente, ora si schicchiola tutta. Si schicchiola tutta. Poi, Alessio, vedi queste striscioline? Quando si fanno queste striscioline è logico che vanno sostituite. Io ci rimetterò i ribattini invece dei rivetti e siamo a posto. Qui si può notare uguale. Cioè, gratti bianco, ma il verde sotto ci rimane. Questa era verde. Io, come vedete, l'ho finita di schicchiolare un pochino. Domani finisco. Allora, voglio precisare una cosa, perché quello che dico io e quello che faccio deve essere tutto registrato. Bordo scudo in alluminio. Questo è perfetto e mi sembra a me l'originale, perché io vedo dei punti, i tocchi di verniciatura. Io questo non lo levo, anche perché con la macchinetta mia l'ho rimesso sulla mia Vespa e le un bip ne QBIP per rimetterlo. Quindi io ci metterò tutto il nastrino per bene a chiudere e la rivernicerò tutta. D'accordo, sei bravo Mire, sono bravo e cerco di fare che lei. Niente, quindi si rismonta, e quando si smonta una Vespa, ho detto, i fili purtroppo vanno sostituiti, le strisce pedane anche se sono nuove vanno sostituite, perché una volta messe non te ne rimetti, le scritte idem con patatine. No, qualcuno dirà, Mire, ma era bellissima sta Vespa, capito, ma se lo lavo ad un altro colore che gli fo?
come in quell'altra nera, ma hanno scritto il nasello non si può vedere, il nasello non si può vedere. Ma se quello vuoi il nasello di 120 di PX, e ci metti il nasello di PX. Oh, se voi mi scrivete voglio una proma, io vi mando una Simonini, dice ma io volevo la proma, e tutti mi dicono no, la proma no, capito? Ma se quello vuole la proma, e vuole la proma, va bene? È un peccato, perché questa Vespa era uno spettacolo. Beh, ormai si è bella grattata tutta, si è bella schicchiolata tutta, però la N in casa di Greta mancava. No, la N, scusate, la L per i pignoli, perché questa è una L. Anzi, aspetta, Vespa 50 L. D'accordo. Ciao ragazzi, un salutone. Chi vuole entrare nella chat deve commentare e si deve far vivo nei commenti. Poi da commenti si prende quelli che sono sempre a commentare, ripeto, e dopo entrano in chat. In chat si parla solo di Vespe, di vostra proprietà, né di amici né di nulla, eccetera eccetera. Comunque c'è la descrizione, c'è poco da dire. Un altro parentesi veloce, andate a vedere il video della Malossi dove fanno vedere che montano i Big 4, che è quella a 4 prigionieri. Fate attenzione a quando mettano la valvola di compressione, boom, una martellata e la infilano dentro. E poi sono io quello che piglio la roba martellate. Ma fatemi ridere. Ciao ragazzi!